Bene, grazie di cuore per questo, scusate per questo, come dire, inizio un pochettino complesso. E tu, grazie a chi è qui presente. Sapete, io questo, come dire, lo dico sempre, sempre. E grazie, come dire, a tutti voi, insomma, e grazie ovviamente a Emanuele Felice che è con noi, sia pure da remoto. Ho scoperto che si trova, io l'ho convinto fosse a Pescara, invece scopro che è a Bologna. Va bene. Ok, Emanuele, ascolta, vediamo un attimo. Siamo in un modulo che abbiamo chiamato le culture politiche alla prova. Se guardate, come dire, l'impianto, capite benissimo la ragione. Ieri abbiamo ragionato, è stata interessantissima la conversazione su movimenti giovanili. Io perlomeno ho imparato un sacco di cose ieri pomeriggio su quello che accade nella realtà giovanile, Friday for Future, come si organizzano, che cosa vogliono, la rete globale che hanno, è molto molto interessante. Oggi con Manuele Felice faremo una riflessione di ordine più generale, le culture politiche di riferimento della sinistra. Abbiamo dato un titolo molto impegnativo, liberalismo, socialdemocrazia, ambientalismo, un progetto culturale per la sinistra europea. In realtà ci abbiamo lanciato in una cosa di questo genere, perché questi sono gli argomenti che Emanuele ha affrontato l'anno scorso in un libro particolarmente impegnativo che ha scritto, La conquista dei diritti, un'idea della storia, un libro che abbiamo discusso qui e in qualche modo prendendo spunto da questa discussione ci è sembrato possibile proporre un ragionamento di questa portata, quello che abbiamo aggiunto. Domani ragioneremo un attimo di alcune questioni che riguardano il processo. Noi e il mondo, e scelte culturali essenziali per questo, e infine chiuderemo su femminismo e ambientalismo domani pomeriggio. Questo è un po' l'impianto del ciclo, come vedete c'è una logica che tiene assieme tutto questo ragionamento. Direi che possiamo entrare nel merito della relazione con Emanuele. Emanuele, a te la parola e grazie ovviamente per essere con noi. Grazie caro, grazie a te, grazie a voi. La relazione che presenterò, sì, è ispirata, diciamo, alle tesi del mio libro, che vogliono fornire, un lavoro che vuole fornire, come è stato messo nel titolo, insomma, una cultura di riferimento per la sinistra nel XXI secolo, almeno per la sinistra nel mondo avanzato, meglio più che per il mondo, nel mondo avanzato, nel mondo democratico, vorrei dire. E questo avviene in un periodo storico in cui noi abbiamo in un certo senso rimesso in discussione la visione ottimistica che avevamo della storia. Devo, senza voler fare paragoni, però più di 30 anni prima di me, Norberto Bobbio aveva scritto un libro, L'età dei diritti. Scriveva quel libro all'inizio degli anni 90, quando era caduto il muro di Berlino, e lui individuava appunto, nell'estensione dei diritti dell'uomo la cifra dell'epoca che si apriva e dell'epoca contemporanea. È in un certo senso un libro in linea con la visione che poi espresse, un libro tra l'altro molto complesso e ricco, Fukuyama, la ben nota visione di fine della storia, quando immaginava che il sistema liberal-democratico, caduto il comunismo, si sarebbe affermato nel mondo. Ora, cosa è successo da allora in questi ultimi 30 anni? Rispetto a Bobbio, a Fukuyama, rispetto tra il mio La conquista dei diritti e i lavori di prima. È successo intanto, come è ben noto, che la liberal democrazia a un certo punto, all'inizio degli anni 2000 in particolare, negli anni 90 si è estesa ancora un po', all'inizio degli anni 2000 ha fermato la sua espansione. Ed anzi è anche iniziata ad arretrare. In Cina, per esempio, è arretrata, in Russia è arretrata, in Polonia, in Ungheria, in Turchia, in India, città, alcuni paesi vicini, lontani, alcuni molto importanti, come sapete. E poi è successo che si è aperta la crisi ambientale.
In realtà noi avevamo già notizia della crisi ambientale negli anni 70, c'erano già il famoso rapporto del Club di Roma, i limiti della crescita, dei limits of growth, che ci diceva che intorno alla metà del XXI secolo, se non avessimo corretto la rotta, si sarebbero aperti crisi ecologiche molto forti, cumulative, difficili da invertire. Però avevamo allora, negli anni 70, 80, anche 90, molto sottovalutato il tema ambientale. Oggi sappiamo che non è più così, sappiamo che il cambiamento climatico è indubbiamente causato dall'uomo, questo ci dicono gli scienziati, e sappiamo che questo sta portando problemi molto seri al sistema economico, al sistema sociale. Si stima, per esempio, che da qui al 2050 ci saranno 250 a 300 milioni di migranti ambientali per il disastro ambientale. E quindi questo mette anche in discussione la visione ottimistica della storia umana. Il punto è quindi, a questo punto della storia umana, noi possiamo essere ottimisti? E in che modo possiamo continuare a ritrovare le ragioni di una politica progressista, dove progressista vuol dire appunto espansioni di diritti nel mondo del XXI secolo? Ora, in realtà, fino a non molti anni fa, fino al Covid, si era affermato, sto pensando nel mondo della saggistica, nella saggistica mondiale, una visione che considerate il nuovo ottimismo, che sosteneva sul piano della storia economica, della storia delle idee, sosteneva precisamente che noi viviamo l'epoca più felice della storia umana e sulla base del passato faceva anche delle previsioni di ottimismo per il futuro. Vi do alcuni titoli, per esempio Michael Shermer, The Moral Arc, How Science Leads Humanity Towards Truth, Justice and Freedom, come la scienza guida l'umanità verso la verità, la giustizia e la libertà. Un libro del 2015, quindi ottimista su come lo sviluppo scientifico conduce l'umanità verso un mondo più giusto e più libero, o più vero, sull'inquinascenza. Un altro titolo di Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, Why Violence Has Declined, libro del 2011, che spiega come la violenza non è mai stata così ridotta nella storia umana, sia la violenza delle guerre, sia la violenza domestica, sia in casa, sia i delitti. E spiega appunto questa riduzione della violenza come risultato dello sviluppo economico e tecnologico moderno. Un altro autore, Benjamin Friedman, che è un economista, The Moral Consequences of Economic Growth, le conseguenze morali della crescita economica. Spiega come la crescita economica porti anche un miglioramento etico. Matt Ridley, L'ottimista razionale, The Rational Optimist, How Prosperity Evolves. E lui è colui che dà il nome a questo gruppo dei nuovi ottimisti. Ma poi altri, per esempio, penso a un libro di Deirdre McCloskey, Perché il liberalismo funziona, come i veri valori liberali producono un mondo più libero, più eguale, più prospero per tutti. Anche Yuval Harari, un saggista che vende milioni di copie, nel suo secondo libro dopo Sapiens, Homo Deus, A Brief History of Tomorrow, si mostra su questa linea e dice che il principale problema dell'umanità sarà capire come raggiungere l'immortalità. E dice che tecnicamente è anche possibile. Molto ottimista, molto ottimismo poi fondato sulla
sull'importanza dello sviluppo economico, della libertà economica, dello sviluppo tecnologico e scientifico. Questi, i più recenti di questi titoli, è appunto, sono De Moral Arc e Homo Deus, sono del 2015. Poi, insomma, questa letteratura sui nuovi ottimisti si è un po' fermata, intanto per la crisi del Covid, poi perché è diventato chiaro che insomma, viviamo il rischio di una terza guerra mondiale e la crisi della democrazia liberale si è fatta più evidente, e poi per la crisi ambientale. E il punto è che i nuovi ottimisti hanno ragione per quel che riguarda il loro sguardo sul passato, per quel che riguarda la storia. Se noi guardiamo la storia umana, effettivamente non siamo mai stati meglio in termini di benessere economico, in termini di speranza di vita, di livelli di istruzione, e tutto sommato, anche tenuto conto dell'arretramento degli ultimi 20 anni, anche in termini di diritti civili e politici, di libertà. L'umanità non è mai stata meglio. Questo però ovviamente non assicura che noi continueremo a stare meglio. E curiosamente quello che tutti i nuovi ottimisti tendono a sottovalutare è il fatto che lo sviluppo scientifico e tecnologico, per quanto possa portare a un miglioramento dei diritti, può anche essere utilizzato per opprimere i diritti in maniera ancora più forte. E questo nella storia si è verificato nel Novecento. Sappiamo tutti dello stalinismo, del nazismo e del fascismo, o anche della Prima Guerra Mondiale. E sappiamo tutti che il nazismo, benché abbia perso la Seconda Guerra Mondiale, poteva vincere. Fu sul punto di, nel 1940, almeno, far la pace con l'Inghilterra e sconfiggere l'Inghilterra e chiudere la partita. Dopodiché sarebbe stato difficile immaginare un progresso scientifico e tecnologico ed economico anche, che la Germania stessa era anche molto avanzata sul piano economico, tradotto in un avanzamento dei diritti. Quindi non c'è nessuna relazione necessaria. E molto dipende dal punto di osservazione. Se noi avessimo visto l'Europa nel 1940, nel 1941, avremmo visto il continente oppresso dalla peggiore tirannia della storia umana, il nazismo, dopo peraltro il massacro della Prima Guerra Mondiale, un continente che aveva peraltro colonizzato, fatto stragi, anche olocausti come quello del Congo nel resto del mondo, continente anche tecnologicamente più avanzato. Quindi al limite ha potuto trarre una reazione opposta. Oggi guardiamo all'Europa invece come il continente dove tutto sommato i diritti umani sono maggiormente rispettati, con la più alta speranza di vita, la minore disuguaglianza rispetto agli Stati Uniti anche, diritti civili rispettati anche più che negli Stati Uniti, libertà politiche rispettate anche più che negli Stati Uniti. Quindi l'opposto è diventata in 80 anni, quasi una nemesi. Ma questo è stato il risultato di un processo politico che ora vengo a spiegare. È stato tanto il risultato della sconfitta del nazifascismo, che non era scontata ed è stata frutto del caso, fondamentalmente, almeno fino al 1940-41, poi a quel punto, dopo l'entrata in guerra degli Stati Uniti, era ovvio che avrebbero vinto, ma fino ad allora il fatto che l'Inghilterra non sia stata sconfitta, non si sia arresa, è stato frutto del caso. O anche il fatto che i nazisti non siano riusciti a sconfiggere subito l'URSS è stato frutto del caso. Tanto di quello. Poi di una politica di un certo tipo.
una poetica di un certo tipo che, come verrò a spiegare, ha visto l'incontro tra pensiero liberale progressista e pensiero socialista democratico. E questa politica ha portato in Europa, ma in generale nel mondo avanzato, all'affermazione dei diritti sociali dopo i diritti civili, grazie all'intervento pubblico che ha affiancato e corretto e guidato il mercato, e l'affermazione dei diritti sociali, contrariamente a quel che temevano alcuni, ha ulteriormente ha creato le condizioni per un ulteriore aumento delle libertà personali. Noi possiamo pensare anche solo alla storia d'Italia, il decennio di maggiore riduzione delle disuguaglianze, ancora peraltro un decennio drammatico per molti versi, sono gli anni di piombo. Questo decennio è gli anni 70. E gli anni 70 sono anche il decennio di maggiore conquista dei diritti civili, prima l'aborto, poi, scusate, prima il divorzio, poi la legge nel 1975 sulla parità fra uomo e donna nel matrimonio, la riforma del diritto di famiglia e poi l'aborto. Ed è anche il decennio in cui iniziano a vedere in Italia i primi movimenti LGBT, le prime lotte per l'emancipazione sessuale delle minoranze, diciamo così, oltre che delle donne. Ma in generale, in tutto l'Occidente, gli anni 60 e 70 sono i decenni della liberazione dell'amore, in cui per tutti, per le donne, per le minoranze, anche per gli uomini, di conseguenza diventa possibile amare chi vuole, chi vogliamo, cambiare anche idea nel corso della vita, che è una grande conquista di libertà. Noi in Occidente abbiamo, se guardiamo alla storia dell'Occidente fino agli anni 70, vediamo appunto una progressiva espansione di diritti. Non scontata, perché appunto c'è la parentesi del nazifascismo, ma direi anche prima della Prima Guerra Mondiale, però vediamo come si passi progressivamente dai primi diritti civili del Settecento, i diritti civili di prima generazione, che sono la vita, la sicurezza, la proprietà, la libertà di parola e di stampa, di associazione, i diritti del liberalismo classico, diciamo, ai diritti politici. Tra l'8 e il 900 si ha l'estensione del suffragio universale per tutti, prima per tutti i maschi, poi anche per le donne, ai diritti sociali, la seconda metà del XX secolo in particolare. E poi, già negli anni 70, i diritti civili di seconda generazione, si inizia a parlare negli anni 70. Si inizia a parlare anche di diritti degli animali, di diritti ambientali. Tutto questo negli anni 70 arriva nel discorso filosofico, almeno in parte anche nel discorso. Abbiamo quindi una storia di progressiva espansione di diritti, che è sancita anche dalle carte. Se noi guardiamo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del dicembre del 1948, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ci sono i diritti civili, i diritti politici, anche i diritti sociali, cioè il diritto a un giusto salario, alle ferie, alla casa, all'istruzione, alla salute. La nostra Carta Costituzionale è anche un esempio, uno dei più alti, di questo, quando parla della Repubblica che deve attivarsi per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettiva emancipazione umana. E in generale enumera, oltre ai diritti civili e le libertà politiche, enumera i diritti sociali. Quindi questa c'è anche nelle carte costituzionali. È una visione comune. È una visione comune che è possibile nella storia, si è realizzata, ma perché è frutto di un impegno politico. E questo impegno politico, dietro cui ci sono peraltro anche movimenti sociali, si è arrestato a partire dagli anni 80. Partire dagli anni 80 noi iniziamo a osservare, in particolare negli Stati Uniti,
poi subito dopo l'Inghilterra, per esempio un riaprirsi delle disuguaglianze, che prima di allora si erano ridotte, un aumento della povertà, una riduzione dei diritti sociali. Questo è ovviamente conseguenza di politiche che vengono fatte, conseguenza del fatto che il liberalismo, che è un'ideologia con molti aspetti, con molte versioni, il liberalismo che si incontra con il pensiero socialista democratico è il cosiddetto nuovo liberalismo. Liberali progressisti inglesi, ma anche in Italia, se voi pensate a figure come Giolitti, come Nitti, sono riconducibili a questo messaggio. E vedi nell'intervento pubblico un fatto che rimuove gli ostacoli per la piena emancipazione della persona. E poi porta John Maynard Keynes, keynesismo, a Beveridge, William Beveridge, che è un liberale inglese del Partito Liberale, che è quello che crea il welfare state universalista. E ho pensato negli Stati Uniti a una figura come Roosevelt, che è un democratico, ma è pienamente iscrivibile in questa cultura del liberalismo progressista che si incontra con il socialismo democratico. Non a caso immaterialmente scrive soprattutto la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e la moglie di Roosevelt, era una Roosevelt. Questa visione del liberalismo, che è una visione anche di una, che risale per esempio a un filosofo inglese di fine dell'Ottocento che si chiama Green, che ha una visione molto, ovviamente liberale, che ha una visione molto relazionale della felicità umana e dell'essere umano. E lui a sua volta si ispira molto a John Stuart Mill, un importante filosofo liberale dell'Ottocento, più conosciuto, più celebre. Quindi è un'evoluzione che il liberalismo da Mill a Green ai nuovi liberali in Inghilterra e negli Stati Uniti prende e naturalmente si incontra con il pensiero socialista democratico. E contemporaneamente il pensiero socialista democratico, a partire da Bernstein alla fine dell'Ottocento, inizia a ritenere che per realizzare obiettivi appunto di emancipazione, di tendenza a un'uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale, il quadro migliore era quello della democrazia liberale con i contrappesi che impedivano la tirannia della maggioranza. E di fatto le due scuole si incontrano in quest'idea dei diritti umani allargati e dei diritti sociali. Allora, quando già questo avveniva, c'era una parte del pensiero liberale che era critica verso quello che stava succedendo. Hayek, per esempio, von Hayek, che è uno dei padri del neoliberalismo, scriveva nel 1944 un libro molto celebre che si chiamava The Road to Serfdom, la via per la servitù, per la schiavitù, in italiano tradotto così. E Hayek diceva: attenzione perché l'intervento pubblico è la via per la salute. Quindi lui diceva che il fatto che in Occidente vi fosse un crescente intervento pubblico poteva aprire alla perdita del potere. Ora, la previsione di Hayek si è rivelata sbagliata. Come la crescita dell'intervento pubblico che si è avuta dopo la Seconda Guerra Mondiale non porta a una perdita di libertà. Pensate all'Inghilterra. Dopo la Seconda Guerra Mondiale vincono i laburisti e nazionalizzano le banche, le miniere, le ferrovie, le poste, oltre a creare i welfare state, creano potenti imprese pubbliche, che poi vanno anche male, ma non è quello il punto. Il punto è che la libertà non diminuisce affatto in Inghilterra, anzi aumenta. Anzi, quell'Inghilterra è la patria della rivoluzione sessuale, per esempio, quella degli anni 60, dei Beatles, dei Rolling Stones. E quell'Inghilterra che aveva tutto nazionalizzato. Certo, non mancava la libertà politica e la libertà civile, personale, per dire. Eppure il pensiero neoliberale si afferma dopo la crisi petrolifera degli anni 70 e diventa egemone.
Si afferma per una serie di ragioni. Sicuramente perché il welfare state, l'opera di redistribuzione che la socialdemocrazia e i liberali progressisti avevano fatto in Occidente, era stata resa possibile da guadagni di produttività con le tecnologie fordiste e da fattori demografici, una popolazione giovane, che si andavano perdendo. E quindi era più difficile crescere e quindi redistribuire, e senz'altro la crescita favorisce la redistribuzione di questi oppi. E ragion per cui molti, anche in buona fede, hanno pensato: lasciamo il mercato andare a briglia sciolta, magari cresciamo di più in condizioni date più difficili. Questo è un fatto. Tuttavia, l'affermazione dell'ideologia neoliberale non è riconducibile solo a questo, se non in minima parte. E in realtà è riconducibile a fattori politici, ancora una volta, e culturali. In realtà il neoliberismo si applica di più, molto più negli Stati Uniti che non in Europa. Ma gli Stati Uniti in realtà sono il paese che in quei decenni crescono più nell'Europa, hanno innovazioni tecnologiche più dell'Europa. Quindi avrebbero potuto fare più welfare state. Sono paesi che hanno una crisi demografica molto minore dell'Europa, sono da tempo molto più immigrati. Invece l'Europa, che soffre maggiormente del ristagno tecnologico, della crisi demografica, applica meno il neoliberismo. Questo si sente, per esempio, nel 1980. L'abitante degli Stati Uniti aveva un anno di speranza di vita in più rispetto a un abitante dell'Unione Europea. Oggi ne ha due in meno. Cioè noi guadagniamo 3 anni di vita rispetto a un americano, nonostante arretriamo nel reddito pro capite. Quindi l'affermazione, con diversità da paese a paese, però sicuramente a livello globale, nelle istituzioni globali, poi nella globalizzazione che viene fatta, specie finanziarie, affermazione dell'orizzonte della cultura, della politica neoliberale, guidata da alcuni fattori sociali e demografici ed economici di fondo, ma è in ultima istanza il frutto di dinamiche politiche. E queste dinamiche politiche io credo siano dovute all'incapacità dei partiti di sinistra di uscire dalla dimensione nazionale e quindi di pensare un ordine globale progressista. Incapacità dovuta al fatto che questi erano cresciuti, si erano rafforzati, avevano vinto, avevano cambiato la vita delle persone in meglio all'interno dello Stato nazionale, con strutture di consenso e legami. Siamo i sindacati, i corpi intermedi, interessi, però quelli dello Stato nazionale. E quindi facevano fatica a abbandonare questo per capire, per comprendere il fatto che per garantire quei livelli di diritti a livello globale era necessario una politica globale, una devoluzione dei poteri dal nazionale al sovrano. Questo non è stato fatto. E la globalizzazione, la seconda globalizzazione, la prima è tra fine 800 e prima guerra mondiale, la seconda globalizzazione guidata da un motivo tecnologico che è la telematica, quello che stiamo facendo noi adesso, parlare a distanza reale, quindi la telematica conduce all'unificazione in tempo reale dei mercati finanziari globali, piano tecnico. E facilita molto gli scambi finanziari. Questo è il motivo tecnico. Dopodiché viene fatta la liberalizzazione totale dei movimenti di capitale fra gli anni 80 e 90, che si affianca alla liberalizzazione commerciale progressiva. La liberalizzazione commerciale è iniziata già dopo la Seconda Guerra Mondiale con il GATT.
però era progressiva e poi si completerà negli anni 90, relativamente completa. E con il WTO, con la creazione del World Trade Organization. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, i liberali progressisti crearono invece un ordine finanziario, Bretton Woods, fondato su cambi fissi con qualche margine di flessibilità, ma crearono un ordine finanziario in cui i movimenti speculativi di capitale erano controllati e scoraggiati, a favore invece di investimenti diretti, i cosiddetti foreign direct investments, investimenti diretti stranieri, cioè gli investimenti direttamente delle multinazionali. Questo assetto di Bretton Woods dura fino ai primi anni 70, poi viene prima smantellato e poi sostituito da una progressiva liberalizzazione dei mercati di capitale, dei mercati finanziari. Questa liberalizzazione, che fa anche la sinistra, perché negli anni 90 questa si completa e viene fatta da Bill Clinton, del Partito Democratico, dai tecnocrati del Partito Socialista Francese, per esempio, per la parte europea. E questa liberalizzazione finanziaria fa sì che i peraltro, mentre liberalizzano i movimenti di capitale a livello mondiale, non si condividono le informazioni tra gli stati. E questo rende molto facili i paradisi fiscali. E questa liberalizzazione finanziaria rende molto più difficile per gli stati fare politiche redistributive che si fondano sulla tassazione. Non solo è difficile tassare le imprese dove producono redditi, una situazione già più difficile dal fatto che la popolazione invecchia, i guadagni di produttività sono minori per questioni tecnologiche, però imprese che fanno profitti ci sono ancora meno, ma diventa più difficile tassarle perché queste si delocalizzano dove pagano meno tasse. Diventa più difficile tassarle, cioè un concetto che mi è sfuggito. Sto andando a braccio. Vabbè, poi me lo ricorderò. Comunque, si perviene a questo assetto in cui la capacità. Ah sì, poi non solo diventa più difficile tassare, ma diventa più difficile anche fare welfare state con il debito pubblico, perché il debito pubblico è soggetto molto più facilmente ad attacchi speculativi. Quindi da un lato, per redistribuire ricchezza, per dare diritti sociali, per fare intervento pubblico, è difficile prelevare risorse in loco e è difficile anche fare debito, perché gli stati con più alto debito, questo capita per esempio all'Italia nel 92 e 93, sono soggetti ad attacchi speculativi molto forti. E questo fa sì che gli stati, un po' in tutto l'Occidente, appunto, si ritirino dall'obiettivo di garantire diritti sociali, ancor meno dall'investire nell'ambiente, che sarebbe stato da farsi già da allora. Questo porta a un complessivo arretramento dei diritti sociali, per non parlare poi della crisi ambientale. Ora, la cultura neoliberale è una cultura che spinge, che ha al fondo l'idea che il mercato è tutto sommato, normalmente sono anche lì consapevole di lì, però dice tutto sommato, meglio il mercato della politica. Questo dice, anche della politica democratica. Tutto sommato il mercato alloca le risorse meglio del decisore politico, pressoché tutti gli ambiti, generalmente, diciamo. Poi ci sono magari alcune aree in cui è ancora fondamentale un presidio per garantire i diritti fondamentali, ma tendenzialmente più si lascia fare al mercato, meglio è. E questo vale, è stato applicato anche per le questioni ambientali.
come avevo accennato, il rapporto, i limiti della crescita e degli anni 70, ma questo rapporto è a lungo sottovalutato, escono dei controrapporti, peraltro finanziati dalle imprese petrolifere, smentiscono il limite so grosso, e in generale passa l'idea che l'economia di mercato globale, con lo sviluppo tecnologico che favorisce, con il miglioramento etico e con il fatto che i beni ambientali, diventando più scarsi, poi valgono di più, da solo avrebbe introdotto correttivi in grado di salvarsi dalla crisi ambientale. Ora, ben inteso, questi correttivi del mercato spontanei un po' ci sono, perché effettivamente, no? Diventando più ricchi, tendiamo ad apprezzare meglio, per esempio, l'aria pulita. Le tecnologie riducono anche l'impatto sull'ambiente, questo c'è, però avviene in maniera molto, molto lenta, non tale da evitare la catastrofe ambientale. E peraltro lo Stato può avere un intervento regolatore per accelerarlo molto. Noi abbiamo oggi, per esempio, auto molto meno inquinanti che in passato, perché sono state delle leggi degli stati che hanno messo fuori legge gli standard più inquinanti. Se no sarebbe stato molto più probabilmente. E in generale, quindi la fede che il mercato ci salverà dalla crisi ambientale è una fede che non ha nessuna prova empirica, anzi noi abbiamo una prova empirica del contrario, cioè il fatto che questo sì avviene, ma avviene lentamente. E invece per salvarci dalla crisi ambientale dobbiamo agire con grande forza. Ora, l'autorità scientifica più riconosciuta sui cambiamenti climatici è l'International Panel on Climate Change, creato dalle Nazioni Unite. Nel suo ultimo rapporto, uscito 2 mesi fa, fine marzo, questo panel di decine di scienziati spiega che tanto che indiscutibilmente il riscaldamento climatico è causato dall'uomo, secondo che abbiamo ancora pochi anni per agire, per evitare che gli eventi diventino cumulativi e non più reversibili, terzo che dovremmo fare questo, investire nei prossimi anni da 3 a 6 volte quello che stiamo investendo. Da 3 a 6 volte. E dovrebbero farlo peraltro soprattutto i paesi ricchi, perché peraltro anche per ragioni etiche, i paesi meno ricchi comunque inquinano ancora meno in termini pro capite dei paesi ricchi. Inquinano ancora meno e sono comunque responsabili rispetto al pregresso, molto meno del riscaldamento climatico e ne subiscono in alcuni casi le maggiori conseguenze, pensi all'India, all'Africa subsahariana, per esempio. Quindi questo porta a un ripensamento urgente, molto forte, delle nostre politiche. Questa è la sfida fondamentale che noi abbiamo davanti. Il resto è estremamente secondario. Noi dobbiamo decidere in questi anni se lasciare ai nostri figli e nipoti un mondo vivibile o un mondo invivibile. E per lasciare un mondo vivibile dobbiamo fare politiche molto più espansive di quelle che stiamo facendo. Gli Stati Uniti con il Green New Deal di Biden sono gli unici che si avvicinano, almeno sul piano interno, a quello che viene loro chiesto. Il Green New Deal di Biden è rispetto al PIL degli Stati Uniti, rispetto al PIL europeo, ma parità di condizioni, circa il doppio del PNRR europeo. Ed è fatto solo sull'ambiente. Il PNRR europeo, che ha una parte solamente sull'ambiente, circa il 40%, è la metà come sforzo.
Peraltro, i maggiori beneficiari del PNRR europeo siamo noi, l'Italia, e l'Italia a sua volta ne utilizza una parte ancora minore sull'ambiente e male, che per esempio superbonus molto dispersivo e strutturato male. La questione è se e perché la utilizziamo male, non facciamo, perché non abbiamo recuperato l'importanza di un intervento pubblico su questo. Il superbonus, per esempio, è bonus dato ai privati, non ha dietro una programmazione pubblica sistematica. Ma noi dovremmo fare una programmazione sistematica sull'efficientamento energetico delle abitazioni, sulla produzione di energie rinnovabili per le industrie, sulle auto elettriche, e dovremmo avere peraltro degli investimenti sul sociale per compensare i perdenti della transizione energetica. Insomma, la questione ecologica è una questione che spinge sul piano dell'economia a un nuovo incontro tra il liberalismo e il socialismo, cioè a nuove politiche pubbliche che siano volte a garantire i diritti sociali e i diritti ambientali. Ed è una necessità della storia umana. Io nel mio libro, e anche qui sostengo questa necessità dell'incontro tra l'ambientalismo, il liberalismo e il socialismo, ma non in termini di un compromesso che devono fare una sintesi, come molti l'hanno intesa, un po' dell'uno, un po' dell'altro. No, io penso che queste tre visioni si completano a vicenda e che incontrandosi si realizzano pienamente. Il liberalismo non riesce, e nella storia l'ha dimostrato, sia nella storia del neoliberismo, sia nella storia di fine Ottocento, non riesce a realizzare pienamente le sue promesse di emancipazione umana se si lascia dietro disuguaglianze molto forti. E disuguaglianze molto forti mettono in crisi la democrazia liberale con l'emergere di partiti populisti, ma poi se ci sono disuguaglianze forti, le persone non possono essere realmente libere. Se non sono libere dal bisogno, non sono libere nemmeno sul piano politico, civile. E il socialismo, se non considera il valore fondamentale che viene dal liberalismo, della dignità e della libertà umana di ogni persona, anche nella storia condotta dai regimi oppressivi. Incontrandosi il socialismo e il liberalismo, hanno realizzato ciascuno meglio le loro premesse, che poi hanno un tratto comune. Sono premesse di emancipazione umana fondata sulla dignità del lavoro, grazie allo sviluppo tecnologico. Questa stessa visione della tecnologia che libera gli esseri umani vale anche per l'ambientalismo. L'ambientalismo o si fonda sullo sviluppo tecnologico, o non è possibile. Intanto la tecnologia libera gli animali dallo può liberare gli animali dallo sfruttamento. Noi oggi non utilizziamo più gli animali per fare la guerra, per esempio. Nella prima guerra mondiale sono morti milioni di animali. Oggi non più, non ci servono più per fare la guerra. Non li utilizziamo se non in maniera, nemmeno nel mondo avanzato, nemmeno per i trasporti. Non li utilizziamo per riscaldarci. Il grasso animale. Li utilizziamo molto marginalmente per vestirci. Potremmo non utilizzarli più nemmeno per mangiare, grazie alla tecnologia. Pensiamo alle potenzialità della carne coltivata. Ma ovviamente la tecnologia va indirizzata in questo senso. La tecnologia probabilmente potrebbe salvare anche il pianeta con le tecnologie rinnovabili, o in futuro con la fusione nucleare, semmai ci sarà. Però è ovvio che noi possiamo oggi pensare di uscire dall'economia fossile e grazie allo sviluppo tecnologico, senza ridurre il nostro benessere. Quindi lo sviluppo tecnologico può, come è stato peraltro lo sviluppo tecnologico ha permesso
per esempio l'abolizione della schiavitù e della servitù. Oppure, se in mano a un regime autoritario, può essere utilizzato invece per opprimere ancora di più gli esseri umani. Pensate a cosa potrebbe fare oggi Goebbels con il Big Data. Stessa cosa per gli animali. Lo sviluppo tecnologico oggi, il capitalismo industriale incontrollato sul piano etico, oggi ha dato vita da un secolo a questa parte al maggiore crimine che noi esseri umani commettiamo da dopo la Seconda Guerra Mondiale, che sono gli allevamenti intensivi, in cui vivono in condizioni spaventose centinaia di, e muoiono centinaia di milioni di esseri senzienti, maiali, mucche e altri, che sono animali molto intelligenti e molto sensibili. Ma gli allevamenti intensivi sono un prodotto che sono anche molto inquinanti, sia per la terra, per il suolo, per l'aria, di cui si sa molto poco. Probabilmente anche voi, quando mangiate della carne, non vi preoccupate se vengono da allevamenti intensivi. La carne degli allevamenti intensivi fa anche molto male, anche le scatolette di tonno, che sono piene di antibiotici. Poi gli animali in stretto contatto li si imbottisce di antibiotici, poi finiscono nel nostro organismo, ovviamente. E quindi fa male alla salute, è profondamente sbagliato sul piano etico, inquina il pianeta e se ne sa molto poco, ed è un prodotto del capitalismo industriale incontrollato. È un aspetto che può essere superato grazie allo sviluppo tecnologico, per esempio grazie alla carne coltivata, che farà anche meno male, probabilmente, oltre a essere eticamente più giusta, perché una carne coltivata in laboratorio che non richiede lo sfruttamento di animali negativamente intensi. L'animale al pascolo è un altro discorso. L'animale al pascolo, tutto sommato, vive una vita normale, poi viene ucciso, ma in natura gli animali vengono uccisi. Tutto invece è farli vivere in quel modo. E quindi la tecnologia può emancipare l'essere umano, gli animali, l'ambiente, oppure può ridurlo ulteriormente in schiavitù, sia noi che gli altri animali, per portare alla distruzione dell'ambiente. Che vi sia un esito di un tipo o dell'altro è una scelta politica, almeno la storia ci mostra questo. E la scelta politica di decidere di ancorare lo sviluppo economico e tecnologico ai diritti dell'uomo, progressivamente ampliati, civili, sociali, ambientali, che ampliandosi pongono appunto anche dei doveri allo sviluppo tecnologico, a chi fa impresa. Oppure no. O la tecnologia si ancora ai diritti umani, o noi siamo perduti nella storia. E io ho cercato di spiegare che il modo per ancorare la tecnologia ai diritti umani e tenere insieme, affinché si rafforzino a vicenda e si completino, queste tre grandi visioni che sono il liberalismo, il socialismo e l'ambiguità. Grazie. Grazie a te, Emanuele. Bene. Bene. È esposto con grande efficacia la tesi di fondo di tenere assieme queste tre visioni. Devo dire, fra l'altro, la tua esposizione ho scoperto anche cose che non avevo notato con tanta precisione nelle precedenti conversazioni. Questa tua, come passione animalista, ad esempio, non l'avevo mai colta con questa forza, devo dirti. E mi ha sorpreso, ma in modo positivo dico questa cosa, è una cosa che non avevo mai colto nelle tue riflessioni con questa precisione e intensità. Bene, sentiamo le osservazioni da parte di altri qui, interventi, domande. A voi la parola. Vai, Riccardo, vai, sempre come Sì, allora, devo dire, l'intervento è estremamente esaustivo e ampiamente condivisibile da una persona, da chi si definisce un democratico progressista di sinistra, ovviamente. Certo, come dire, una marea di problemi. Quindi dare una risposta non è facile, ovviamente. Che dire, certamente, vabbè, l'ambientalismo, quindi il problema dell'ecosostenibilità
necessariamente si sposa con lo sviluppo della democrazia, cioè le rinnovabili sono per loro natura democratica. Si tratta però ovviamente di indirizzare attraverso politiche, programmazioni, ovviamente che non possono essere che non solo statali e nazionali, ma attraverso magari fatte da macro aree come può essere l'Europa. Però vediamo che questo non è facilmente possibile. L'auspicio, sì, l'auspicio è questo. E qualche dubbio sulla possibilità che il liberalismo possa sposarsi benissimo col socialismo, con la democrazia, cioè, o perlomeno, anzitutto bisognerebbe fare un pochino di chiarezza sul linguaggio, perché a livello generale pubblico distinguere il neoliberismo dal liberalismo, eccetera, non è molto facile, se non agli addetti ai lavori, se non a chi diciamo mastica queste cose. Nel senso che per liberalismo si intende semplicemente la difesa della libertà personale, mentre il socialismo prevale, o comunque c'è un orientamento verso il bene comune, ecco, quindi comunque, ovviamente non è facile. Sì, l'importante è sottolineare l'importanza della politica, ma la politica ovviamente non può essere fatta attraverso principi normativi calati dall'alto, ma attraverso una discussione pubblica, attraverso un orientamento, attraverso un dialogo pubblico. Quindi mi rifaccio a mettere insieme Rawls con Habermas, nonché per esempio anche una democrazia di tipo deliberativa, cioè che deve informare il cittadino, non soltanto chiedere ogni 5 anni di andare a votare e quindi vabbè, poi demagogicamente poi dopo guidarlo con quello che poi vediamo ultimamente. È una serie di problemi a cui non è facile dare risposta. Io credo che uno dei peccati della sinistra sia stata ultimamente quella di aver rinunciato un po' al conflitto sociale, cioè il conflitto sociale come dinamica sociale attraverso, stiamo riprendendo un po' i concetti hegeliani, come dire, di una dialettica forte per, come dire, porre le esigenze, i problemi, i bisogni, le istanze dei ceti meno abbienti, più poveri. Un episodio di questi giorni, per esempio, secondo me, vedo che non è stato colto in maniera ben precisa il fatto che gli studenti c'è stata una manifestazione per quanto riguarda il discorso del caro affitti qui nelle grandi città. Ecco, sembra così, sia stato relegato a un fatto così secondario. Sì, vabbè, però diciamo in questo momento non ho visto ancora grossi interventi da parte come dire, di forze, diciamo, dell'opposizione in maniera molto forte, perché qui il problema forte è la disuguaglianza. Non tanto il problema di studenti che cercano di rispondere al mercato appunto degli affitti, quindi vabbè. C'è un discorso generale, ovviamente, che vuol dire. Beh, il problema è che salta l'uguaglianza di opportunità, così. Okay. Bene. Gli studenti non possono permettersi gli affitti, perché non sono ricchi, salta l'uguaglianza di opportunità. Bene, ok. In realtà Riccardo diceva qualcosa oltre l'uguaglianza, perché diceva ci vuole il conflitto per far emergere questo bisogno di uguaglianza. È un punto che, ecco, sono curioso di sentire anche il tuo parere su questo, Emanuele. È un punto questo del conflitto che nella teoria dell'uguaglianza e l'opportunità, diciamo, non necessariamente, cioè la metto così in modo sfumato, ecco, per non sentire il tuo parere, mi incuriosisce su questo punto qui. Prego. Ma Riccardo ha finito? Voleva dire altro. Riccardo ha finito, sì, adesso se puoi rispondere adesso, se no puoi rispondere dopo, perché c'è anche un altro intervento. Che... No, non ho capito la domanda, a parte la tua, non ho capito quella di Riccardo. Forse voleva... Riccardo è più un commento che una domanda, accompagnato la tua riflessione. Sì. Io dovrò invece una domanda precisa, che ormai dopo sono curioso del tuo parere su questo punto qui. No, i diritti si sono sempre affermati come risultato del conflitto, sin dall'epoca liberale, sono state le rivoluzioni liberali, raramente sono venuti dall'alto, diciamo. E questo sul fatto degli studenti, a me pare, insomma, di vederla così. Cioè, il problema è che
Io abito a Bologna, insomma, conosco bene il problema, lo vedo. Il problema è che alcune città italiane per gli affitti per il turismo hanno trovato più convenienza a fare il B&B nei centri storici che affittare a studenti. E gli affitti per gli studenti sono saliti molto. Diciamo, i meccanismi di mercato lasciati a se stessi fanno sì che l'uguaglianza di opportunità non sia raggiungibile. Anzi, peraltro, questo è stato facilitato da alcune leggi. In Italia i B&B sono tassati in maniera piatta e molto bassa, non sono tassati in maniera progressiva. Interi palazzi vengono acquistati da società che poi rimettono a B&B. È questo che spiace. Allora, su questo ci vuole una politica pubblica. Ma proprio per realizzare un valore anche del pensiero liberale, cioè di uguaglianza di opportunità, una politica pubblica che calmieri i prezzi, che tassi in maniera progressiva la rendita immobiliare, turistica in questo caso. Se uno ha 10 B&B, paga non con la flat tax, poi si paga in maniera progressiva sul reddito, costruisca case per e servizi per gli studenti. Questo ovviamente costa. Per costruire case, alloggi, costa, vogliono risorse. Si torna al problema di prima, però questo è il punto. Noi vogliamo dare l'uguaglianza di opportunità. Peraltro l'Italia è il paese, il mondo avanzato, con la più bassa percentuale di laureati. E questo scoraggia anche la crescita, perché se le persone non si laureano. Noi vogliamo dare uguaglianza di opportunità e favorire la crescita, dobbiamo fare politiche pubbliche che correggono il mercato. E dobbiamo avere le risorse per fare queste politiche pubbliche. Questo è il mio parere. Che non so quanto c'entri col conflitto, non mi chiedere. In questo caso è un esempio in cui appunto le politiche per la crescita stanno bene, vanno insieme alle politiche per l'equità e l'intervento pubblico è fondamentale per garantire assieme al mercato, per correggere. Un esempio di scuola proprio questo mercato. Ok, Emanuele, a te la parola, Dario. Sì, buonasera. Volevo avere un chiarimento, cioè è una domanda e un chiarimento. Credo che lei ha detto che uno degli errori che ha commesso la sinistra è di non aver capito la globalizzazione, quindi essere rimaste chiuse all'interno di un nazionalismo, delle esigenze del nazionalismo. La mia domanda è di questo tipo. Diciamo, lo stato sociale è stato un criterio di ridistribuzione delle risorse e quindi attenuare le disuguaglianze. Secondo me, volevo avere la sua opinione, l'Europa si è un po' posta ormai come modello di questa visione. Però secondo me ha un grosso avversario, che è gli Stati Uniti, che è contrario a una crescita di un'Europa unita, e dall'altra parte credo anche la Russia. Ecco, volevo verificare questa mia visione con lei. Grazie. Sì, no, io in realtà penso che l'Europa sia molto deludente su questo e che i maggiori avversari siano al suo interno. Scusa. L'Europa, purtroppo, i maggiori avversari dell'Europa sono dentro l'Europa. L'Europa, l'unica politica veramente un po' espansiva di rottura è stato il PNRR. Adesso ci sta ripensando, vuole reintrodurre il patto di stabilità. Il risultato di questo è che l'Europa non fa politiche industriali, per esempio verdi, fa politiche sociali ancora meno, e finisce indietro anche sul piano tecnologico rispetto alla Cina e agli Stati Uniti. E non solo, poi ostacola anche i singoli stati da farli singolarmente. L'Europa purtroppo rischia di illudersi sugli allori. Ho detto, il Green New Deal di Biden, il piano del lavoro di Biden ambientale, è molto più ambizioso del PNRR europeo che fu fatto prima di Biden, fatto esempio di Trump. Allora quello europeo era, questo è stato sorpassato. Io penso che le forze progressiste europee debbano porsi con forza il tema di cambiare l'Europa. Debbano farlo loro dall'interno.
curandosi di quello che pensano gli Stati Uniti. Noi siamo noi gli artefici del nostro destino. Un ostacolo, per esempio, che va superato è l'assetto intergovernativo dell'Europa. Noi dobbiamo andare verso un'Europa federale. Per l'Europa federale vuol dire che i governi italiani, i governi nazionali contano meno. Le politiche europee, le politiche le fa il Parlamento europeo e poi la Commissione europea. Ma noi dobbiamo essere pronti a questo, anche in Italia. Cioè cedere sovranità a un'Europa democratica. E a quel punto poi il Parlamento europeo può fare politiche di innovazione green, può fare politiche sociali abbastanza imponenti, a meno il problema del debito pubblico, anche perché è un attore sul mercato mondiale molto più forte dei singoli stati nazionali. Ma questo passa però per la devoluzione di sovranità dall'Italia all'Europa, nel nostro caso. Siamo pronti noi a fare questo, per esempio. O noi e poi gli altri cittadini degli altri popoli, diciamo, europei. O facciamo questo o l'Europa non funzionerà mai e continuerà a declinare. E non penso che dipenda dagli Stati Uniti, dipende da tutti. Altre domande? Com'è? Nessun'altra? Un accordo pieno su questa, come dire, proposta di Emanuele? Prego, Silvia, vuoi dire qualcosa? Grazie. E premesso che, vabbè, mi riserverò di riascoltare il bellissimo intervento con più calma, oggi è stata una giornata un po' travagliata, però sicuramente ho apprezzato molto innanzitutto la sensibilità ambientale e animalista e mi chiedo se forse non ci sia ancora una adeguata educazione, una vera adeguata sensibilità da parte di tutti, ecco, nel senso che questo non solo in questo ambito, ma anche in tanti altri, ecco, perché sembra che finché non si è toccati più da vicino su alcuni aspetti, che possono essere la sanità, la salute, l'ambiente, forse alcune cose restano ancora un po', come dire, percepite come lontane, ecco, non so come dire. Giustamente il relatore dice, caspita, gli allevamenti intensivi, oltre a essere veramente basta vedere alcuni filmati, sono veramente diciamo toccanti, ecco, a dir poco, ma poi costituiscono anche un rischio per la nostra salute, ecco. E forse questa cosa non è ancora stata percepita come un problema reale, ma anche un problema, appunto, in effetti direi anche reale e morale, ecco. Tutto qua, non ho proprio una domanda, sono anche io faccio delle considerazioni e mi piacerebbe anche in futuro riaffrontare questi temi perché li trovo veramente molto interessanti, ecco, e poi di grande sensibilità. Grazie. Grazie a te. Più che domanda, diciamo un vivo espressione, vivo consenso. Esatto. Vediamo se ci sono altre considerazioni. Io non ne vedo, allora me ne faccio io una, ti sposto un attimo il terreno, Emanuele, ne approfitto della tua presenza. Scusa Ferruccio, posso... Prego Marco, prego. Sì. Non è che, diciamo, a fronte appunto di quanto è stato presentato, il limite dell'Europa sta proprio nel suo progetto iniziale mal concluso, e quindi in un sistema di molto troppo articolato che imbriglia e blocca quello che può essere un'evoluzione europea e anche di stare al tempo e all'altezza dei mercati, come dicevi tu, americano e cinese, no? Cinese magari in altri modi rispetto all'americano. E l'altra questione è una questione della liberalizzazione un po' dei valori, no? Ovvero, come posso dire, cioè la facilità con cui oggi c'è uno sconvolgimento all'interno della comunicazione, dei sistemi in generale, della comunicazione,
che vanno, che ormai stanno dilagando, rispetto, quindi una certa velocità, un continuo moltiplicarsi di cose, di novità, al confronto invece di un andamento lento, un andamento di tipo tradizionale che è arrivato dalla base appunto iniziale che diceva prima il relatore, no? Cioè non c'è qualcosa nel manico che non funziona più. Non so se sono stato chiaro nella mia... Non ho capito bene in che senso. Perché in senso dici qualcosa nel manico che non funziona più? Sì. Nel senso della, diciamo, di una capacità, di una flessibilità, no? Che noi non abbiamo più come europei rispetto soprattutto al mondo americano e forse inglese, ecco. Cioè legato anche all'evoluzione della tecnologia. Oggi si parla di intelligenza artificiale e tutte queste cose, e quindi ha una modalità di super flessibilità e di innovazione continua che arrivano rispetto a quello che è il nostro modo di procedere, che è forse diventato troppo lento. Beh, in Europa basta guardare una cosa, l'Europa prima di riuscire a fare qualcosa, cioè, riesce meglio l'Ungheria a bloccare noi, diciamo che siamo la maggioranza rispetto. Cioè, secondo me c'è qualcosa che non va, che non funziona. Secondo me quello che non funziona, come dicevo, è l'assetto istituzionale dell'Europa, è l'assetto intergovernativo. Certo. Sarebbe superato con un assetto federale. Per il resto però non vedo grossi limiti culturali, vedo limiti istituzionali. Bene. Ferruccio, posso fare una domanda anch'io? Prego. Prego Mattia. Vabbè, mi dispiace, non ho seguito tutto il discorso perché anche per me è stata una giornata un po' così. Però volevo chiedere al professore se la politica, sia a livello nazionale che internazionale, a fronte dei cambiamenti tecnologici, anche di si parla molto di intelligenza artificiale, che questo comporta ovviamente lo smantellamento, la soppressione di molti posti di lavoro, di interi settori che giustamente con l'avanzare della tecnologia vengono modificati o vengono eliminati. E quindi la mia domanda è, secondo lei, la politica quali ricette deve mettere in campo per insomma affrontare questo problema? Perché va bene l'ambientalismo, va bene la tecnologia, però secondo me poi ci sono appunto le disuguaglianze, molte volte aumentano, i poveri aumentano, perché appunto se vogliamo fare dei grandi cambiamenti a livello ambientale, a livello tecnologico, però appunto molti settori produttivi rischiano di scomparire. Questa è la mia domanda. Beh sì, tutta la rivoluzione industriale, la quando esiste l'industrializzazione, comporta la scomparsa di settori produttivi e la creazione di nuovi. Il punto è se si lasciano questi processi svolgere, se li si lasciano svolgere solo al mercato, se la politica interviene. Il punto, vedi, l'intelligenza artificiale, no? Scriverà da sé gli articoli di giornale. Quindi non ci sarà più bisogno dei giornalisti, non ci sarà più bisogno dei medici, degli autisti, tante cose. Però quei servizi vengono svolti ugualmente. Quindi i profitti ci sono ugualmente. Ok, un giornale che scrive i suoi articoli con l'intelligenza artificiale, non con delle persone, i proprietari di quei giornali hanno profitti ugualmente, non dovendo pagare i dipendenti, li avranno ancora più alti.
La politica che deve fare? Deve redistribuire questo. Come quando ci fu la rivoluzione industriale, gli industriali con le macchine moltiplicavano per 10, poi per 100 la produttività di un'ora di lavoro, o avevano i profitti alle stelle. E la politica che doveva fare? Doveva distribuire quello, con riduzione di ore di lavoro, welfare, e riuscire a tassare i profitti che vengono fatti. Se i capitali sono mobili e vanno dove gli pare, e i profitti non li tassi più, problema o meno. Bisogna regolare la globalizzazione finanziaria e fare politiche per redistribuire i profitti che comunque ci sono e saranno ancora più alti con l'intelligenza artificiale. Quindi l'intelligenza artificiale, come le altre cose, aumenterà di molto la potenzialità. E le potenzialità della ricerca, l'intelligenza artificiale, esploderà. Questo sarà bellissimo. Se però la politica democratica riesce a guidarla, a orientarla verso il benessere umano. Grazie. Bene, non abbiamo altre domande. Ne faccio una io, allora, che cambio fortino il terreno. Io so che tu in questo periodo hai costruito, animato un'associazione, la Rosa Rossa. Corrisponde, ci dici due cose su questa cosa qui, di cui, come dire, non conosco bene. Mi ha sempre incuriosito, volevo cogliere l'occasione per sentire meglio da te questa cosa. Posso? Sì, la Rosa, grazie. No, la Rosa Rossa è un'associazione di intellettuali. In realtà ci stiamo ancora strutturando, nel senso che dobbiamo ancora avere un sito e una proiezione pubblica. E vuole contribuire al dibattito culturale di questo paese per rilanciare le idee della sinistra, che mi sembrano culturalmente molto minoritarie. In particolare falsariga dei miei studi, quello che ho scritto nel mio ultimo libro, di quello che abbiamo detto qui, per esempio porre all'attenzione il tema dell'importanza della questione ambientale, delle politiche dell'ambiente, di cui si parla molto poco in Italia, questa è la sfida fondamentale. Oppure porre all'attenzione il tema della riforma della globalizzazione finanziaria, della riforma dell'Europa, anche della riforma della politica. Porre un po' l'idea è mettere insieme studiosi che facciano massa critica e che pongano queste cose nel dibattito culturale. Però dobbiamo ancora avere una proiezione pubblica adeguata, perché poi ci vogliono risorse per fare questo, per avere un sito, per avere dei media che amplifichino, insomma, su questo ci stiamo ancora lavorando. Speriamo di riuscire presto a sentire. Però l'idea è amplificare, avere una cassa di risonanza che faccia massa critica e amplifichi i nostri studi, come quello di cui abbiamo parlato oggi. Bene, ma mi faceva piacere farne almeno un cenno, ecco, a conclusione, anche per il senso che il tuo lavoro è intenso per sostenere queste opzioni che qui hai ricordato. Io chiuderei qui, ringraziando Emanuele, tutti voi ovviamente, domani continuiamo mattina e pomeriggio gli ultimi due appuntamenti della nostra scuola. Grazie a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie.